Ciao ragazze, questo è un video review di alcuni acquisti che ho fatto oggi a Milano e vado subito a mostrarveli. In più anche un pacco che è arrivato oggi da Makelandia e delle cose che avevo ordinato che vi mostrerò dopo. Dunque, le prime cose che sono andata a acquistare da Sephora, devo dire che non è che c'era particolarmente tante novità, ma alcune cose interessanti. Alcune cose le ho prese anche in saldo. Non c'è Scilla che si è aggrappata alle mie gambe, eccola qui, mi scappa. Questo qui è una palette per Smoke Eyes della Cargo, vedete? Dal nero al grigio chiaro, grigio scuro, questa qui la confezione ci sono già tutti i trucchi, così si fa prima per fare tutti gli abbinamenti. Un'altra cosa che ho preso di questa marca lì da Sephora è questo qui Cargo. Non so se l'avete mai sentito, è una cosa particolare che è una crema colorata che si mette sulla guancia e fa volume agli zigomi. E devo dire che l'avevo provato e in effetti, oltre a colorarla, fa da volume, da provare per un po' di giorni, non è che solo una volta si fa qualcosa di interessante, per vedere i risultati. Questo qui è un altro spazzolino che ho preso per mascara. Questi qui erano in saldo, costavano 4 euro o 5 euro, ne ho presi due perché a volte questi pettinini così di ferro qua si saltano e allora visto che erano in saldo ne ho approfittato. Un'altra cosa carina che ho preso da Sephora, questi due rossetti della Urban Decay in saldo a 10 euro, sono marrone, questo qui è rossetto marrone, questo qui è lucidalabbra marrone, adesso mi sono un po' fissata con il marrone. E una palette, mini palette della marca proprio Sephora, è questo qui, se potete vedere, è un bronzo, un azzurro, di cui ho fatto già il make-up. È un Arabic Eyes Make-up, molto particolare, devo dire che ci vuole un po' tanto tempo per farlo. Prossimamente tutorial riguardo a questo trucco. Passiamo poi dopo che sono andata da Sephora, sono andata anche da Essence all'OVS, ho preso pochissime cose perché non c'era niente di nuovo, sono delle mascherine a forma di cetriolo da mettere sulla guancia per far sì che si distenda la pelle. Da Kiko ho preso altri articoli interessanti, delle cremine. Qualcosa anche per mia mamma, e un lip volume praticamente per le labbra, io non ne ho bisogno, ma l'ho preso per mia mamma, poi 6 euro neanche, e poi un filler, questo qui, si mette nei punti più critici prima del trucco, questo qui eye lift, questi qui sono prodotti un pochettino per l'età matura. Le ho presi per mia mamma, poi non so, mi dirà lei come sono, se sono interessanti oppure no. L'ombretto da Kiko carino, se potete vedere è un beige e un bronzo proprio molto perlato. Questi qua, passiamo ad altre cose velocemente perché sennò i video dopo diventano troppo lunghi. MAC, primer, mascara. Primer, se voi prima del mascara mettete questo qua che avevo fatto già vedere in un video e siccome l'avevo finito l'ho ricomprato, le ciglia vengono più belle ancora di quelle che potete avere solo col mascara. Due pigmenti stupendi, visto che mi sono fissata con questi colori adesso, se potete vedere, un bronzo e uno chiaro, un dorato un po' luminescente. Poi proverò con qualche trucco particolare per vedere come viene. Sono presa anche un eyeliner a pennello, niente di particolare. E questo rossetto di questo colore l'avevo fatto mettere via perché era sold out della nuova linea che è uscita il primo di gennaio, vabbè che poi era chiuso, il 2. Adesso il primo di febbraio uscirà un'altra linea tutta particolare, molto colorata, con il lucidalabbra anche azzurri, poi non so se è molto portatile. Ah, mi sono dimenticata una cosa molto interessante che ho preso da Sephora, questo qua, tadam. È praticamente un oggettino, una stupidaggine perché costa 3 euro, ma veramente interessante.
si usa per mettere, per stendere il mascara. Praticamente noi quando mettiamo il mascara, se abbiamo già l'ombretto, cosa che io non faccio perché prima metto sempre il mascara e poi l'ombretto, comunque si mette qua e si stende il mascara, in modo che se abbiamo l'ombretto e anche se tocchiamo la palpebra non succede niente perché è coperta da questo e non si sbaffa. Logico che con un trucco così, se io vado a sbaffare l'occhio, è un po' un problema poi a starlo lì a pulire. Ecco per questo che io mi metto sempre il mascara prima. E poi da quest'altra parte c'è il pettinino per togliere i grumi, se vedete. Carino, proprio carino. Questa era proprio una cosa news, appena arrivata. Anticipazione. E ne arriveranno tantissime di cose, poi un po' per volta ve le mostrerò tutte quante. E ho fatto un ordine da Makelandia, è un sito italiano che è nuovo, ma c'ha delle cose veramente carine, l'ho conosciuto da poco, e c'è la famosa Beauty Blender, che è questa spugnetta che mi sono innamorata, eccola qua, l'ho presa addirittura doppia, così ne ho due, visto che la confezione conveniva di più. Beauty Blender, sono delle spugnette, che poi farò un video solo per quanto riguarda le spugnette, vi spero. Comunque sono delle spugnette particolari per stendere il fondotinta, e qui vicino abbinato c'è il cleaner per il cleanse per pulire le spugnette. E sono in esclusiva per questo sito, per l'Italia non si trovano da nessuna parte, solo qui, eccezionale, e di solito vanno anche a Aruba. Ho ordinato poi una palette, che adesso ne arriveranno altre due perché sono veramente belle, della marca Neve. Voi non conoscete bene, ma in America tante guru del make up le utilizzano e hanno delle tonalità, queste le oscurissime. Vedete che bei colori, si possono utilizzare bagnati o asciutti, si può usare come eyeliner, bagnati naturalmente col pennello adatto, e si possono utilizzare anche come rossetti. Ecco, versatili, 26 euro e qualcosa il prezzo, e veramente sono bellissimi. Io appena aperta questa ho chiamato e ho ordinato anche le altre due palette che ci sono della collezione, che è la chiarissimi e intensissimi, che veramente spettacolare. E per ultimo un pennellino che non avevo, ma era un po' rovinato, eccolo qua, a ventaglio, e serve per togliere i residui di trucco oppure per mettere degli illuminanti nel viso, perché vedete la stesura risulta molto delicata e quindi non va a marcare troppo il prodotto. Qui io volevo farvi salutare la signorina Sheila, ma è in giro a fare la disgraziata. Spero che vi sia piaciuto, ragazze, a presto, ciao!